Buongiorno, oggi 4 ottobre 2020, San Francesco. Vorrei augurare a tutti i gruppi di futura e non una buona domenica. Vorrei ancora parlarvi dicendovi buongiorno a tutti i membri e non di questa associazione. Registrato dopo il grande partito dell'onestà fatto nell'anno 2004 e poi donato ai ragazzi di Bologna, dove ancora oggi spero che questi onesti saltino fuori dai loro gusci. Ma sono sicuro che siamo rimasti in pochi, ma molto in pochi. Ma vorrei così raccontare che quando avevamo in mano il vecchio partito dell'onestà, scrissi a colui che ora si trova ancora non più nelle carceri di Cremona o Milano, ma si trova agli arresti domiciliari, l'ex presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, per dimostrare e cercare di fargli capire che per avere un mondo mappamondo sano ci voleva più sanità, più studi, più persone che davano assistenza a coloro che ancora oggi, dopo che diciamo figli, nipoti, ma forse da coloro che arrivano a punti tali di mettere genitori, fratelli, nonni in queste case di riposo, perché oggi non è come ieri. Lo stress della vita con questi vecchi e nuove statue politiche, capaci solo di distruggere le nazioni con guerre, carestie, virus, pandemie, malattie di laboratorio con radiazioni come successe anni fa a Chernobyl. Non si poteva andare avanti. Lui, gentilmente, ancora prima di essere messo agli arresti, mi rispose ringraziandomi per quello che avevo scritto e mi rispose che in certe strutture si era attivato. In effetti con la fondazione si era attivato, ma quando fu arrestato, dopo che sotto il suo pavimento di casa trovarono diversi svariati miliardi di euro. Ma lui, ecco, rispose che molto probabilmente questo denaro era sotto il pavimento da anni e che lui non lo aveva mica nascosto. In effetti, presto sarà processato, non per i fatti che da San Raffaele e a tanti altri casi subappalti fatti da lui, ma neanche forse per i soldi sottratti dalla sanità lombarda, perché, come si sa, un grande politico potrebbe essere sempre essere prosciolto da tanti casi. Questo è uno dei tanti scritti che, come si voglia dire, magari non pensare che forse tutti i colori politici, invece di pensare a rinnovare un mappamondo, si cerca sempre di distruggere questo mappamondo. Si cerca sempre di distruggere questi mappamondi. Poi successivamente scrissi a diversi onorevoli, dove ancora una volta portai in campo diversi problemi, che ancora oggi non sono stati portati a un termine, a una logica terminale per questi mondi. Erano già allora la sanità, emigrati, lavoro, tasse, assistenza in generale, case, residenze, comuni, ladri, pensioni, controllo su tanti ospizi e ospedali, visto che ancora oggi abbiamo un grossissimo debito pubblico e penso che ancora noi e i nostri figli e i nostri nipoti saremmo coloro che lo pagheremo con sacrifici, sangue e dolore. E veramente sappiate che un domani o presto dobbiamo restituire tanto denaro a Bruxelles, perché
se non faremo un controllo su tanti statali, e Stato compreso, su una grande previdenza assistenziale, colui che si è fatto ancora l'aumento di stipendio. Purtroppo, anche se in tutte le lettere scritte, spedite con raccomandate con ricevuta di ritorno, con questa lettera coloro non mi hanno mai risposto. Poi feci ancora altri passi, ancora nell'anno 2004, dove cercai di mettermi in contatto sempre con lettere a onorevoli in campo per avere colloqui, incontri ravvicinati, appunto per riuscire a parlare di tanti problemi che allora, ma con un piccolo spazio in più, visto che ora di spazi e denaro, felicità, presumo che non esista più, ma con chiacchiere, guerre, morti, oggi, ieri, non si sa dove ci possa andare a finire, visto che stanno distruggendo i mondi e l'economia. Perdiamo miliardi di euro tutti i giorni e l'economia è ferma. Lo spread non ricomincia a salire, ma non solo nel 2004, scrisse a tanti comuni, giornali, cercai anche aiuti di diverse cooperative, ma nulla da fare. Scrissi pure all'onorevole Umberto Bossi, dove allora era ricoverato a quel famoso 7 aprile 2004 presso l'ospedale di via Luigi Borri 5 a Varese, ma neanche lui mi rispose. Poi si seppe che gli avevano fatto trovare la villa sua rifatta e dove, come disse lui, a sua insaputa. Si trovò anche un grosso catamarano nelle acque di un mare e diversi miliardi sui conti della Lega Lombarda, oggi chiamata comunemente Lega. Oggi credo che queste persone siano fortunate se si trovano denaro, catamarani, case, ville e altro, che non si sa come mai e chi sono coloro che donano queste cose a questa gente. Spero un giorno che anche a me qualcuno possa donare denaro, case, ville, felicità, sanità e tanto altro, visto che purtroppo non si sa mai chi possa essere questo grande donatore che non vuole dire il nome, ma solo chi riceve, ma solo in certi casi. Ma ecco che ancora scrissi al bello della Lombardia, che con amicizie e tante cose nascoste, dove con Milano 1, 2, 3, Mediaset e tanto altro, dove nel mio scritto preso in mano dimostravo al signor Silvio Berlusconi che avevamo bisogno di centri per anziani, centri per disabili, centri di recupero per la gente veramente ammalata e non di farsi invalidi come prima e ora. Non abbiamo bisogno di stupratori, gente che va presso gli ingressi delle scuole per vendere droga a ragazzi e bambini, dove non abbiamo bisogno di terrorismo, come accadde in Piazza della Loggia a Brescia. Non abbiamo bisogno di stragi, come successe nella stazione di Bologna. Ma ancora questo grande mortorio della strage americana, delle Torri Gemelle, dell'11 settembre nero e neppure dell'anno dopo Ground Zero. Poi il 12 ottobre 2003, un mese prima della strage di Nasseria, dove saltarono fuori che tanti paesi si riservavano di colpire i paesi che coprono in Iraq. Poi ecco che l'11 marzo 2003, dove ci fu la grande strage di Madrid, poi riempemmo le città con grandi bandiere arcobaleno, come in questi mesi, con la grande bandiera d'Italia. Ecco, però ecco che questo Covid ha fatto morti e ancora oggi fa morti. Ma nessuno va a fermare, nessuno va a chiedere danni a coloro che hanno creato danni alle nazioni italiane, estere e non unite e unite. Perché per la pace di questi mondi, ma anche se scrissi ancora politici giornali, nulla si fece per migliorare, senza distruggere lentamente pezzi di questa nazione. Almeno lui mi rispose con un gesto scritto, grazie, della lettera inviatomi e saluti naturalmente firmata dal grande e poeta
Silvio Berlusconi. Se dovessimo tornare nel 1992, quando Mario Chiesa con il suo arresto fece scoppiare Tangentopoli, dove purtroppo anche in Lombardia si scoprì un giro illecito di fatture false, tipo Servizi Ecologici Milano, Solarese, Ecologia, Fatture, dove autisti corrotti e ingegneri che prendevano mazzette del 10% in su. Il cane ha cagato. Ah, dovremmo dire che prima come oggi il mondo, andando di passo sbagliato, non si potrà mai mettere mai al passo con debiti contratti, dando felicità, lavoro, denaro, senza parlare ancora oggi di tratte inaffidabili e la beffa dei treni per i nostri altri pendolari che devono continuare a spostarsi per trovare lavoro, dignità, umanità, per poi fare ricchi i datori di lavoro, sempre più. Ancora oggi non si ricordano i veri assessori come Massimo Pagani, che nel 2007 a dicembre con un brutto gesto ci ha lasciato un gesto forse di pentimento per un mondo marcio, forse come il Papa Ratzinger, che invece di suicidarsi, visto che nel Vaticano tanti cardinali, invece di creare del bene, fanno del male a bambini, bambine e tanto altro. Si è rinchiuso in una casa di preghiera senza fare un gesto sacrilego, come quello fatto dal povero assessore Roberto. Non si ricordano i lavoratori che ci hanno lasciato, come Francesco Lucini, collaboratore scolastico della scuola Beltrami di Cremona, altro lavoratore Roberto Girelli, che tra saldare, martellare, raddrizzare, sostituire tubi e forni e tanti altri mestieri che non elenco, ci ha lasciato per una grande donna che tra creare una famiglia, tirare grandi figli, nipoti, ha dato di lei la sua anima, la signora Natalina Pedroni, settimo Pavoncelli autista, dove per anni ha consegnato in tutto il mondo generi di necessità e tanti altri, che ometto, poiché gente onesta ci sono ancora, anche se tanti ci hanno lasciato. Ma ancora oggi non si parla dei decreti legge, ma no per tutti. Date una mano, come il bonus famiglia, rate del mutuo, blocco sulle tariffe per il sistema bancario, per chi perde il lavoro, fondo FAS per le imprese, l'IVA, studi di settore, premi di produttività per la ricerca, per l'agricoltura, per le aziende di produttività animale. Ancora oggi non si parla di allargare i consumi. Non si parla di spesa pubblica, allargando le ricerche scientifiche per creare benefici e tanti ammalati nel mondo. Si cerca di imporre un ammodernamento della rete nazionale viaria. Non si cerca di aprire a mezzogiorno, ma si crea denaro con il reddito di cittadinanza, senza creare nuovi correnti di traffico per un lavoro, una dignità equa. Per tutti, questo mai si potrà vedere in questo mappamondo. Questa crisi non rientra, si potrà mai capire perché non rientra o no. Ancora una volta, i veri progetti sono costruire fabbriche per dare tanto lavoro nei mondi a tutte le persone di questi mondi, togliere i disoccupati dalle strade, creare lavoro e tantissimi inoccupati, aperture di centri per anziani, anche case di riposo, per dare comunicazione, gentilezza, amore, benefici di sanità, contribuire ridando un pizzico di felicità a questi padri, madri, nonni, nonne del mappamondo equatoriale, creando sorrisi a tanti ammalati nel mondo. Costruire chiese per fedeli che credono nella cristianità, investimenti sia nell'agricoltura, sull'allevamento, danno come prodotto finale beni di natura importante, che riguardano l'alimentazione di noi esseri umani. Ma non solo questo, in tanti anni per questa sanità non si è mai pensato di fare sparire le morti bianche e nere. Vediamo la situazione di oggi, dove colui che non ammette come da anni a questa parte la trasparenza dello Stato italiano, il caos creato da anni, come ora con questo virus, dove loro sanno ma noi non sappiamo mai nulla. E tante cose non vengono mai a galla, solo in casi eccezionali. Poi, come da anni a questa parte,
La soluzione immigrati, dove tanti italiani si sono spostati per lavorare anche in situazioni disagiate. Tanti sono morti al Bayonne in una miniera, tanti altri in altre miniere. Queste cose non si ricordano, ma noi che abbiamo, diamo ospitalità, quello che tanti altri stati non fanno. Ora noi siamo appestati, ma non solo noi che abbiamo dato pensioni a personaggi che non hanno mai contribuito nulla per il nostro paese, noi che cristianamente abbiamo dato. Ma loro, tanti paesi, cosa hanno fatto? Ma la situazione originale, da allora, adesso, invece di costruire futuri a casa sua, di questi emarginati dal mondo, forse per guerre, forse per interessi, invece di creare pace a casa sua, si continua a creare ingiustizie nei nostri paesi. Ancora oggi arrivi, anche con malattie, malaria, peste nera, sifilide, tante altre, che anche la nostra scienza non sa come guarirla. Forse poi saremmo noi gli appestati. Ma se dovessimo veramente creare pace, armonia, felicità, denaro per tutti, non sarebbe forse la logistica di ogni cosa, fatto quotidiano per i nostri mondi. Lavoro, creare e credere di lavorare tutti per una cristianità e per un mondo di pace. Tasse. Più si lavora e si produce e PIL e MOL, perché il PIL cresce, il MOL sale, così si potrebbe avere strade, marciapiedi, ponti, illuminari, parchetti per bimbi, scuole, asili, sovvenzioni per le famiglie disagiate, case antisismiche. Tanto per avere veramente un mondo con tanta spiritualità, con tanta felicità, assistenza per ricchi e poveri e pari condizioni per tutti, case per tutti. Basta gente come i Rom sui piazzali delle scuole, anche per loro, queste persone, l'adresse che non devono più esistere, pedofili nemmeno. Coloro che stuprano non li vogliamo vedere. Perché l'amore deve essere una logica. Vendite di sostanze stupefacenti nelle scuole e in tanti altri luoghi. Al massimo, se uno vorrebbe veramente morire e drogarsi, è meglio che la vendiamo nelle farmacie. Così non c'è più niente da dire. Ognuno è consapevole di quello che fa, come il tabacco che si va a comprare nei tabacchini, nei tabacchi. Ognuno a sé è consapevole della sua vita. Le pensioni si devono sistemare, anche perché se prima si davano, prima di tutti questi anni contributivi, ora come mai si deve sempre allungare l'età pensionabile, perché non si può continuare a lavorare regalando e versando lacrime e sudore, regalando denaro a tanti altri mondi e non agli italiani. Allora, effettivamente esiste qualcosa che non funziona. E non funzionava già da prima, perché qualcosa ci hanno lasciato i nostri padri, i nostri vecchi, i nostri antenati. Perché veramente ci credo che qualcosa già non funzionava già da prima. Nulla o non funziona nulla pure ora. Dobbiamo controllare le entrate e le uscite di case di riposo, ospedali, sindaci, assessori, onorevoli, Stato in generale. Togliere le poltrone a tanti politici corrotti che si fanno troppi stipendi grandiosi, in confronto a veri lavoratori onesti. Dobbiamo creare più vantaggi per i pendolari, nei nostri mappamondi, creare una vera istruzione per i nostri figli e per tanti che verranno. Trasparenza, ma la vera trasparenza di questa nazione e di tutte le nazioni di questo mondo. Controllare tutti gli stipendi di questa politica economica che continua a distruggere l'economia trainata dai poveri risparmiatori di questo mondo. Controllare i posti di lavoro, creare più sicurezza sui luoghi di lavoro. Basta con queste morti infortuni, dare a tutti l'opportunità di studiare a qualsiasi età, visto che allora la vecchia politica, come quella del famoso politico Giolitti, lasciò sulla carta la seconda elementare. Dobbiamo fermare i falsi invalidi, dando ai veri invalidi l'assistenza necessaria per non mandarli in cliniche a farsi iniettare queste piale per morire, con l'eutanasia,
visto che anche l'eutanasia non sarebbe la dignità di vivere, visto che, come si evince dalle Bibbie, la vita è assai sacra. Ma in questi anni la religione ha fatto non solo a chi andava alle dottrine spirituali, spiegando la Bibbia, tipo i 10 comandamenti, tipo non rubare, non uccidere, non dire falsa testimonianza, poi ancora non desiderare la donna da altri. Ma se oggi si sposano e poco dopo si divorziano, cosa sta avvenendo? Succedendo in questa nazione ora, ma dovrei dire altre cose su queste strane cose, che lui porse per quelli che credono siamo oggi vicino a un grande Santo Natale, ma siamo forse vicino a una Quaresima Pasquale, perché quest'anno non l'abbiamo vista e non abbiamo visto neppure Natale, perché sono convinto che tra pochi giorni ci sarà un predicatore che con un bacio tradirà ancora colui, re dei Giudei, lo tradirà portandolo alla crocifissione o alle crocifissioni di tanti esseri umani. Ma ancora in quella piazza, dove sempre leggendo la Bibbia, un re di nome Erode disse al popolo di allora: chi volete che io liberi? Barabba o re dei Giudei? Ma ancora una volta questo popolo acclamarono e dissero a questo re Erode di lasciare libero Barabba. Pensate un po', chi acclamarono? Un malfattore! Per mettere in croce colui che ancora oggi cercava pace, forse amore, felicità per tutti. Ma allora, anche prima esistevano persone con un cervello non in grado di pensare al bene comune. Vorrei ancora ribadire che Futura vorrebbe e crede che se tante persone incominciassero veramente a pensare alla vera felicità, forse oggi e in futuro sarebbe veramente un veto futuro, dove l'economia trainerebbe tutti, esisterebbe felicità per tutti, compresi i vari sessi, perché non si può togliere la felicità a gay, lesbiche, coppie che si amano e vogliono avere questa grande felicità. Non si può togliere la felicità a coppie che hanno magari differenze di età. Vorrei chiudere questo grande superlativo discorso, visto che, come dicono loro, che siamo sempre in emergenza virus. Se fosse vero tutto questo, prepariamoci alla morte, perché se dovessimo comprare i giornali e vedendo giornalmente i morti che ci lasciano tutti i giorni in diverse nazioni, sono quelli che sentiamo oggi dai TG regionali, nazionali, europei. Ma ancora, se si cominciasse a tornare alla normalità, senza dare cibo contaminato da animali, visto che nei nostri campi espandiamo concimi chimici, poi diamo pesticidi sempre nei campi. Chi cazzo manca? Sempre nei campi. Poi anche alle nostre bestie diamo anabolizzanti, ormoni, medicine per l'ingrasso, poiché se prima una bestia ci volevano diversi anni prima di mandarla al macello, ora in pochi mesi dalla nascita passa la morte, visto che tanti agricoltori impunturano bestie per mandarle al macello e insaccare denaro. Poi abbiamo carni che alla cottura si restringono e hanno sapori strani, senza parlare dei vini, messi in commercio da Pavia a tante altre zone, che dal metanolo è passato con grosse e strane distinzioni, nelle bottiglie, bottiglioni e poi messe sulle nostre tavole. Dunque non chiedo nulla a tanta gente, ma chiedo a coloro che mi amano di seguirmi. Per il bene nazionale di questi mappamondi, vorrei solamente che tanti verrebbero con me, con soli 5 € di tessera e 1 € e 50 di spese postali. Poi noi manderemo a casa tutti voi la nostra tessera per costruire insieme un grande e vero mondo della vera felicità per tutti. Il presidente di Futura Giovanni Di Giuni ringrazia tutti e vi prego, svegliatevi, svegliatevi. Non ve ne pentirete. Salutiamo tutti, visto che oggi è la festa nazionale di San Francesco. Lui era ricco, è diventato povero.
Lui ha preso una strada. Noi svegliamoci, perché veramente se non ci sveglieremo saremo tutti veramente persone che non capiscono il vero mondo di cultura e il vero mondo di felicità. Vi auguro a tutti una buona domenica e che sia per tutti un grande mappamondo italiano e non tutto italiano. Grazie per avermi ascoltato in tanti e buona domenica ancora da Giovanni Di Giù. Ciao! È fatto la pipì?